sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola ha ufficializzato la nuova giunta comunale. Ecco gli assessori che formeranno l'esecutivo guidato dal sindaco Coppola. Guglielmo Cavallo, assessore con delega alla partecipazione e attuazione del programma Affari legali, gare e appalti, organizzazione e formazione del personale della pubblica amministrazione, nonché delega generale a sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento. È una tappa di un lavoro che abbiamo compiuto in questi anni nel centrodestra, io personalmente in Forza Italia e prima ancora nel Popolo Libertà. Questo percorso con Popolo Libertà e Forza Italia è terminato come responsabilità del partito nel momento in cui il sindaco Coppola mi ha chiesto di entrare in giunta. Ho detto ai vertici del partito che non avrei sommato le più cariche, quindi rimango all'interno del partito di Forza Italia ma mi metto a servizio di tutta la città. Pierangelo Buongiorno, assessore con delega alla creatività, beni e attività culturali, museo, biblioteca, servizi educativi e servizi demografici. Nelle prossime settimane, già in realtà a partire da giovedì, quindi fra tre giorni, avviamo la kermesse letteraria Un'emozione chiamata libro, con una serie di novità di cui abbiamo già dato conto in conferenza stampa. Più in generale, nei prossimi mesi saremo impegnati con la redazione di un piano regolatore della cultura Ostuni, una sorta di libro bianco nel quale andremo a fotografare la situazione esistente delle attività culturali che vengono promosse dai vari enti e associazioni sul territorio, per poi ragionare su quello che c'è da fare, come lo si voglia fare e in quali tempi. Mirella D'Attoma, assessore con delega alla solidarietà, politiche sociali ed integrazione, politiche giovanili e pari opportunità. Ho avuto il piacere di avere l'assessorato alle politiche sociali, migrazione, solidarietà, politiche giovanili. Mi metto subito al lavoro, speriamo bene, mi affaccio già agli uffici dei servizi sociali, mi confronterò chiaramente con i dirigenti del settore e poi spero di poter rispondere alle esigenze delle persone. Antonio Molentino, assessore con delega all'ambiente, ecologia e verde pubblico, servizi alle contrade. Il mio ringraziamento va al sindaco per la fiducia riposta nella mia persona e al gruppo politico a cui faccio riferimento, che è il gruppo politico Noi Ora. L'impegno nel settore ambientale, nel settore dello smaltimento dei rifiuti è abbastanza gravoso, visto l'arrivo dei turisti. Già da tempo ho preso contatto con l'azienda di smaltimento dei rifiuti e con gli uffici. Ci stiamo impegnando al massimo per rendere la città sempre più pulita. Poi a partire dalla stagione invernale e autunnale ci impegneremo per rifasare l'intero servizio e per apportare le necessarie modifiche al piano industriale e al capitolato d'appalto, che richiedono alcuni interventi soprattutto per rivalutare il servizio all'interno delle contrade. Paolo Pinna, assessore con delega alle opere pubbliche, pianificazione e gestione del territorio, arredo urbano, acquisizione di risorse comunitarie e regionali. Un settore molto importante che riveste lo sviluppo della città. Noi abbiamo un territorio costituito da peculiarità veramente invidiate da molti. Abbiamo una bellissima costa, un centro storico riconosciuto a livello anche internazionale e una campagna, una ruralità da valorizzare. Quindi il mio mandato sarà quello praticamente di cercare di tenere insieme questi elementi naturali, questo patrimonio che abbiamo ereditato e permettere uno sviluppo più armonico, più solidale, più condiviso da parte della cittadinanza con l'amministrazione. Elena Claudia Trifan, assessore con delega al commercio, artigianato, servizi cimiteriali. Vi posso dire solo che abbiamo tanta volontà di fare. Come progetto, primo progetto è quello di collaborare. Vogliamo unire le forze, vogliamo dare la possibilità ai giovani di esprimersi, di creare nuovi progetti, quindi saremo aperti a un dialogo completo con tutte le associazioni anche produttive e commerciali. Ovviamente siamo qui per aiutarci a vicenda. Sopravvivere oggigiorno come azienda è molto difficile in un contesto economico che è solo di sofferenza da più di 4 anni. Quindi fare gruppo invece e scambiare le idee e progetti penso sia fondamentale per riuscire ad andare avanti ognuno di noi nelle nostre attività. Marilena Azzurlo, assessore con delega al bilancio, finanze, tributi e beni patrimoniali e demaniali. Una squadra interessante, ci impegneremo al meglio con trasparenza
puntando alla valorizzazione del nostro comune e, per quanto mi riguarda, ottimizzando anche le poste di bilancio. Al sindaco restano le deleghe in materia di sicurezza del territorio, polizia municipale, viabilità e traffico, turismo, eventi e marketing territoriale, nonché tutte le deleghe ed eventuali altre materie non conferite. Non ho fatto nessun calcolo elettoralistico o di voti o quant'altro, ma era la connotazione che mi ero dato sin dall'inizio e che continuerò a proseguire, nonostante ritengo dei distinguo o della dialettica che sicuramente c'è stata e ci sarà all'interno anche della nostra coalizione, ma io sono sereno, per cui credo di aver messo in piedi la migliore squadra possibile, quello si aspettavano i cittadini dal sottoscritto, questo ho fatto e quindi andiamo avanti per obiettivi. A due giorni dall'insediamento del primo consiglio comunale di Francavilla Fontana, come si prepara l'opposizione? Ci prepariamo a vivere un consiglio comunale istituzionale dove procederemo con l'elezione degli organi funzionali alla realizzazione di quelle che sono tutte le opere relative all'assise comunale, e ci apprestiamo a vivere questo consiglio comunale in maniera molto responsabile, aspettando quelle che saranno le proposte della maggioranza, cercando di capire se la maggioranza vuol dare anche un nuovo corso nella gestione delle cariche istituzionali, cariche alle quali noi non siamo ovviamente interessate, mi riferisco a quelle della presidenza, di altri organi di controllo presenti all'interno dell'assise, ma vedremo quale sarà l'atteggiamento che la maggioranza e il sindaco Bruno avranno all'interno del plenum consiliare, e saremo attenti a vigilare, a fare nostre proposte, a fare nostre osservazioni. L'amministrazione comunale ha comunque mosso i primi passi, sono stati già adottati alcuni provvedimenti. Qual è il vostro giudizio? Sono dei provvedimenti che erano stati preannunciati, sono dei provvedimenti di portata rilevante per quelli che sono i fini dei diretti interessati. Certamente non hanno una grande ricaduta sul livello generale dello stato di vita all'interno della città. Anche in questo caso l'amministrazione comunale sta muovendo ancora i primi passi, quindi saremo attenti ad aspettare, a vigilare su quella che sarà la proposta e quella che sarà l'iniziativa di governo che porteranno avanti. In Consiglio Comunale l'opposizione ovviamente sta affilando le armi e sta pensando magari ad un'unità di fondo. Io mi auguro e auspico che l'opposizione di centrodestra possa essere unita con il minimo comune denominatore, che sia quella del trattino che unisce la parola con la parola destra, quindi sotto un'unica bandiera fare opposizione a questa maggioranza di sinistra che governa la città di Francavilla, e senza distinguo e senza forme di ripensamenti o di distinzioni generali su quelle che sono le attività da portare avanti. Mi auguro che sotto questo punto di vista le altre forze che siederanno con noi all'opposizione possano essere lungimiranti e possano dimostrare senso di responsabilità nell'unirsi a noi e nel condividere questo percorso. Con la proposta di offrire ai cassi integrati lavoro minimo di cittadinanza, si è chiuso nel pomeriggio di ieri l'incontro sul lavoro al quale hanno partecipato tra gli altri il governatore Nichi Vendola, l'assessore regionale al lavoro Leo Caroli e i segretari regionali dei sindacati CGIL, CISL e UIL, Giovanni Forte, Giulio Collecchia e Aldo Pugliese. Con l'espressione lavoro minimo di cittadinanza, ha proposto Vendola, indichiamo una operazione in cui ci vuole coraggio e fantasia. Credo che ci venga spesso offerta una condivisione delle nostre inquietudini, delle nostre analisi critiche, e una soluzione che poi è spostata sempre nel tempo. Mi pare che dal ministro Poletti, con tutto il rispetto, giungano soprattutto dei rinvii rispetto alle soluzioni che aspettiamo, no? Non c'è tematica, dagli esodati fino agli ammortizzatori sociali, in cui noi non ci troviamo di fronte al riconoscimento concorde del problema, della criticità, del buco nero che si è aperto anche nel rapporto tra cittadini e Stato, e all'indicazione di un futuro migliore, auspicabile, in cui questi problemi saranno risolti. Insomma, non ci conforta la comune consapevolezza del problema, ci conforta il comune impegno per risolvere il problema.
Per cause ancora non accertate si è verificato un triste dramma per una signora ostunese di 81 anni morta nell'incendio che si è sprigionato nella sua abitazione a Ostuni in via Bovenzi. Si chiamava Antonia Martucci e viveva da sola al quarto piano di un condominio popolare nei pressi della caserma della Guardia di Finanza. L'appartamento è andato quasi distrutto. Sul posto i poliziotti del commissariato di Ostuni e i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca che ora stanno cercando di risalire alle cause. A quanto ricostruito, l'anziana fino a poco tempo prima era stata in compagnia di alcuni familiari. Lo stabile è stato fatto temporaneamente evacuare, ma non vi sarebbero state conseguenze strutturali. I reparti dipendenti della Compagnia di San Vito dei Normanni, nel corso di servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Brindisi, espletati il 4 e 5 luglio nel comune di Carovigno, in collaborazione con il personale delle compagnie di Brindisi, Fasano e Francavilla Fontana, hanno tratto in arresto Arillo Raffaele, classe 71, residente a Napoli e domiciliato a Carovigno, in atto sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità Emmanuel. L'uomo è stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare la pena di mesi 7 di reclusione per evasione. Deferito in stato di libertà. Un 38enne domiciliato presso la comunità Emmanuel del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari. Costui, in seguito a uno specifico controllo, è risultato irreperibile. Un 30enne di Carovigno, sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Ritirata la patente di guida. Un 31enne di Latiano, sorpreso alla guida della propria autovettura, sprovvisto della prescritta patente mai conseguita. Lo stesso, allo scopo di eludere i controlli, ha esibito un falso documento di guida sottoposto a sequestro. Segnalato all'autorità amministrativa un 23enne di Carovigno, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale e veicolare di un grammo di marijuana sottoposta a sequestro. Nel corso dei servizi sono state eseguite 19 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, 24 controlli a soggetti sottoposti alle misure di sicurezza prevenzione, identificate 255 persone e controllati 182 veicoli. Inoltre sono state levate 27 contravvenzioni al codice della strada. Ringraziamo il commissario prefettizio della provincia di Brindisi, Cesare Castelli, per il prossimo avvio dei lavori di completamento del cavalcavia di Pozzo Faceto. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PDL Forza Italia, Antonio Scianaro. Abbiamo fortemente sensibilizzato il commissario per i lavori in questione, prosegue, finalizzati al miglioramento della viabilità su un tratto già teatro di incidenti mortali. Il cavalcavia che collega la statale 379 a Pozzo Faceto e la statale 16 con Fasano ha un'importanza strategica sia per gli abitanti della zona sia per i turisti ricongiungendo la Valle d'Itria alle marine. I lavori sul cosiddetto cavalcavia della Vergogna hanno stentato a cominciare con una grande perdita di tempo. Dall'apertura ufficiale del cantiere nel 2012 ad oggi, infatti, nulla si era mosso. E il 10 luglio finalmente partiranno i lavori. Speriamo dunque che dal 10 luglio il completamento venga realizzato in tempi brevi e senza interruzioni, garantendo ai cittadini sicurezza e viabilità. Siamo sulla strada giusta, conclude Scianaro, ma non smetteremo di vigilare fino alla conclusione dell'opera. Sette campane come le sette note musicali, oramai è ufficiale, tra qualche tempo verranno montate sul campanile, è un regalo per la città che stava attendendo oramai da tempo Padre Enrico, perché mancava questa che è la voce ufficiale appunto della Chiesa del Carmine. Sì, dal 2007 è iniziato questo itinerario per ridonare queste campane alla popolazione di Mesagne e soprattutto abbiamo restaurato quelle più antiche e ne sono state fuse tre nuove proprio per avere il concerto completo e per poter donare anche la possibilità di un ascolto migliore da parte della popolazione. Sappiamo che le campane sono importanti per la Chiesa perché sono la voce di Dio che chiama
chiama e che fa appello a ciascuno per partecipare appunto alla propria fede e vivere insieme nella comunità. Ecco, speriamo che presto, io spero dopo il Ferragosto, di poter avere già il concerto montato sul campanile, che ha bisogno ancora di alcuni lavori aggiuntivi su quello che è stato già fatto, perché possa veramente diciamo funzionare questo concerto, che avrà la caratteristica di avere 4 campane a distesa e 3 a tocco, e tutte quante suoneranno a tocco perché ci sarà anche il carillon, quindi si potranno ascoltare le melodie, quelle più conosciute anche mariane, attraverso il suono delle campane. Un importante investimento non soltanto di tanti fedeli ma anche della comunità carmelitana. Sì, la provincia napoletana dei Carmelitani ha collaborato quasi per un terzo su questa spesa effettuata, e devo dire che i mesegnesi sono stati come sempre molto generosi nei confronti dei padri carmelitani e del santuario della Vergine, che è padrona di Mesagne. Padre Enrico, siamo oramai all'inizio di questa novena, quali sono gli argomenti che voi padri carmelitani avete posto all'attenzione dei mesagnesi? Allora, innanzitutto il tema della speranza, che è il tema di tutta la Chiesa, quindi la virtù della speranza che stiamo approfondendo sia durante le domeniche, sia durante l'ascolto della parola del mercoledì, sia durante tutte le catechesi che sono state vissute nella comunità. Elia e Maria ci aiutano a vivere la speranza. Elia e Maria perché ci ricordano i due modelli ispirativi del Carmelo e quindi la regola carmelitana, perché in modo particolare quest'anno è l'ottavo centenario della morte di Sant'Alberto di Gerusalemme, patriarca di Gerusalemme, che ci ha dato nel 1206 la regola. Ci ha consegnato la regola sul Monte Carmelo, è stato anche vescovo di Vercelli, è stato a Novara anche. E noi abbiamo fatto dal 15 al 20 giugno un pellegrinaggio, alcuni padri carmelitani provenienti da tutta Italia, insieme a dei laici, dei terziari e delle suore, siamo andati ai luoghi dove ha vissuto Sant'Alberto di Gerusalemme. In sintesi, come bisogna vivere da carmelitani? E la spiritualità carmelitana è tutta concentrata sulla parola di Dio, meditare la legge del Signore notte e giorno nella cella del Signore. È un ordine che è riconosciuto dalla preghiera, dallo spirito di contemplazione. Infatti nella nostra regola prevede anche un'ora di meditazione personale, oltre quella comunitaria che c'è con la comunità. Un appuntamento segno della cooperazione tra i popoli è organizzato dalla Fondazione Madonna Pellegrina, il Focolare ad Ostuni. Appuntamento dal nome Festa dei Popoli. Stand vari dai prodotti tipici alla musica etnica. La festa si terrà il 12 luglio dalle 19.30 fino a mezzanotte nel magnifico giardino del Focolare. In questo numero del Salus TG, sifilide e infezioni sessuali aumentano di 7 volte il rischio di HIV. Bastano 40 grammi al giorno di cioccolato fondente per far migliorare la circolazione. Alla ricerca di malattie o antenati, cresce l'offerta dei test genetici in Europa. Avere una malattia sessualmente trasmessa moltiplica il rischio di contrarre l'HIV. Questo è il dato più importante emerso da uno studio longitudinale durato 25 anni e condotto a Roma presso l'Istituto San Gallicano. La sifilide in particolare si è dimostrata capace di aumentare il rischio di infezione da HIV fino a oltre 7 volte. È stato visto che i soggetti che sono affetti da sifilide hanno una maggiore probabilità di andare incontro a infezioni da HIV. Per cui diagnosticare precocemente una malattia sessualmente trasmessa, mettere in evidenza le malattie sessualmente trasmesse, vuol dire anche diminuire quello che è l'epidemia da HIV. Il cioccolato fondente è buono e fa bene, perché grazie agli antiossidanti che contiene, i polifenoli, è un toccasana per i vasi sanguigni. Ne bastano infatti 2 quadretti per vedere migliorare la salute delle arterie nei pazienti con aterosclerosi dei vasi periferici. Nel nostro paese pare a circa 1,8 milioni di over 70. Lo dimostra uno studio condotto da esperti della Società Italiana di Medicina Interna.
Test genetici fai da te per scoprire alterazioni di singoli geni o se si è portatori di qualche malattia trasmissibile al feto, o ancora per confermare una paternità o ricostruire l'albero genealogico alla ricerca di antenati illustri. Il mercato dei test genetici diretti al consumatore fai da te o venduti su internet è in continua espansione e l'offerta è ormai ampia. In Europa non c'è un ente regolatorio come la FDA negli USA, che limiti la vendita di questi test e in assenza di autorizzazione il numero di kit commercializzati è notevolmente aumentato nel tempo, sottolinea Antonio Novelli, genetista dell'Istituto Mendel di Roma.